Giacomo Gabellini, ricercatore indipendente specializzato in questioni economiche e geopolitiche, nonché saggista, autore recentemente del libro edito da Diarcos dal titolo Dottrina Monroe. Innanzitutto, cos'è la dottrina Monroe, ma soprattutto quali i suoi fondamenti? Innanzitutto ringrazio per avermi contattato e cominciamo chiarendo che la dottrina Monroe è sostanzialmente un enunciato datato 1823, verso cui il presidente James Monroe, rifacendosi a un concetto che è stato espresso anni prima da John Quincy Adams, proclamò formulò un proclama che sostanzialmente sanciva un'intestazione dell'intero emisfero occidentale agli Stati Uniti, cioè praticamente era una dichiarazione rivolta essenzialmente alle potenze europee, che all'epoca erano potenze imperiali molto più potenti degli ancora giovani Stati Uniti, e mirava fondamentalmente a tagliarle fuori da qualsiasi tipo di ingerenza rispetto al continente americano. E in questo modo gli Stati Uniti chiarivano che erano loro la potenza, che si sarebbe dovuta occupare della gestione politica, economica, commerciale dell'emisfero occidentale, cioè tutto le Americhe nord, centrale e meridionale, e quindi dedicarsi alla definizione di un ordinamento politico e, come dicevo prima, economico, commerciale, che valesse per tutto questo grande spazio. Era sostanzialmente inizialmente aveva un carattere eminentemente difensivo, direi, perché Sì, mirava. questo poi lo andiamo ad analizzare e vediamo un attimino bene. Però concentriamoci adesso su questa fase iniziale. Appare ovviamente questa dottrina, appare sicuramente fondata su un accentuato anticolonialismo europeo, come prima avevi accennato te. Ma questa teoria come si concilia con la frase di Thomas Jefferson che definì questa dottrina una cordiale amicizia con l'Inghilterra, stato che di fatto ha fatto del colonialismo una delle sue peculiarità più importanti? Sì, non solo, era anche un paese con cui solo pochi anni prima, 1812, gli Stati Uniti avevano combattuto una guerra che era culminata con un sostanziale pareggio, ma nel corso della quale si era assistito all'incendio della Casa Bianca ad opera degli inglesi. Quindi non è esattamente cioè un evento che ha segnato profondamente l'immaginario statunitense. Come sappiamo, gli Stati Uniti godono della protezione geopolitica offerta da due distese oceaniche che ritengono sostanzialmente immuni, li hanno resi per decenni immuni a qualsiasi tipo di rappresaglia o comunque iniziativa militare ad opera degli europei. Ed è proprio questa la chiave di lettura che direi che si risulta maggiormente valida per rispondere alla tua domanda. Cioè l'intesa cordiale con l'Inghilterra, cioè che questa dottrina, questo enunciato così imperioso, la sua applicazione poteva essere attuata soltanto a condizione che la Gran Bretagna presidiasse militarmente gli oceani, e segnatamente l'Oceano Atlantico. Perché in assenza della protezione offerta dalla Gran Bretagna, che all'epoca si dedicava maggiormente alla tutela dei propri interessi sul continente europeo, perché veniva da un periodo piuttosto turbolento, le guerre napoleoniche, eccetera, la ridefinizione delle colonie nel territorio in Africa e in Asia. Quindi il presidio militare della Royal Navy sull'Atlantico impediva le potenze, diciamo, restauratrici, in mente la Spagna per esempio, di solcare gli oceani, attraversare l'oceano e raggiungere il Nord America per contendere agli Stati Uniti, per frenare quel processo di espansione che gli Stati Uniti avevano già cominciato ad attuare. Quindi era proprio questo a cui alludeva Jefferson. Questa teoria, diciamo, poi nel tempo si è gradualmente trasformata, come stavi accennando prima tu, e verso la fine dell'Ottocento, da strumento di difesa, di cui abbiamo parlato fino adesso, dal colonialismo europeo, è diventata uno strumento di offesa, soprattutto per giustificare gli interventi militari degli Stati Uniti nei paesi dell'America Latina. Cosa ha spinto questa trasformazione?
Direi che la trasformazione di questa dottrina forse ne ha svelato i suoi anche intenti originali che non erano stati annunciati. Perché definire questa dottrina eminentemente difensiva, può avere una valenza, una certa valenza, sia applicata nei confronti delle potenze europee. Non lo era nei confronti delle popolazioni che abitavano gli Stati Uniti, cioè gli indigeni. Gli Stati Uniti si dedicavano, dovevano proteggersi i fianchi mentre si dedicavano sostanzialmente allo sterminio, alla sottrazione di territori alle popolazioni native, territori che venivano costantemente sottratti e rioccupati dai milioni e milioni di immigrati che giungevano senza sosta dall'Europa essenzialmente. Quindi era un proteggere i fianchi mentre si dedicavano l'energia e lo sforzo militare sul fronte interno. Ma una volta completato questo processo di espansione territoriale, prima a danni dei nativi, poi a danno dei messicani e degli spagnoli essenzialmente, e tentarono anche verso i canadesi, verso il Canada, che era una colonia, come sappiamo, britannica, ma dopo un'operazione che fallì. E comunque, una volta ultimato questo processo di espansione interna, la dottrina Monroe cominciò a stare stretta nei suoi proclami per come era stata concepita originariamente. E fu emendata varie volte fino ai giorni nostri, direi, quando già nei primi anni del Novecento si assistette a una serie di suggerimenti da parte di alcuni politici, sia democratici che repubblicani, che suggerivano di estendere la dottrina Monroe al mondo intero, cioè tutto il mondo intero a fare degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno interessi su scala globale. E quindi era fortemente riduttivo e anacronistico ridurli al solo emisfero occidentale come è stato fatto nel 1823. E quindi sì, l'espansione della potenza economica, politica, militare degli Stati Uniti è coinciso con una riformulazione costante, un'alterazione parallela della dottrina Monroe, fino ai giorni nostri, che per l'ultima volta è stata invocata da John Bolton, consigliere della sicurezza nazionale sotto Trump. È interessante questo dato, mi pare. Indubbiamente. Alla luce dei tuoi studi, su questo tema, come sarebbe stato il mondo a livello geopolitico ed economico se non fosse stata attuata la dottrina Monroe? Diciamo, questa è una curiosità, è una domanda che ti faccio se tu puoi immaginare quale sarebbe stato oggi, diciamo, il mondo in cui. Una domanda da qualcuno direbbe da 1 milione di dollari, No, mi rendo che conto, però è una sostanzialmente. curiosità, diciamo, non voglio metterti in No, difficoltà, eh. ma il punto è che questo principio è stato il rispetto Sarebbero di questo esistiti gli principio è Stati Uniti, per costituito. esempio? Ecco, volevo arrivare proprio lì, ci sono forti dubbi, perché per esempio le pulsioni imperialistiche delle potenze europee si sarebbero inesorabilmente scaricate anche sul territorio nordamericano, e questo rischio si palesò in maniera concreta già nel 1863-65, perché il rischio proveniva proprio dalla Gran Bretagna, perché lo scoppio della guerra di secessione, guerra civile statunitense, che contrapponeva il nord unionista al sud confederato, è stata da noi spacciata come una cosa quasi moralistica, fraintendimenti molto interessati, a mio parere. In realtà era un conflitto che aveva radici profondamente economiche, a mio parere. E guarda caso, contrapponeva un sud che era caratterizzato da un'economia basata sulla schiavistica, basata sul latifondo, essenzialmente sulla coltivazione di cotone. Cotone, che era una materia prima di cui la manifattura, i filatoi inglesi erano letteralmente affamati. Quindi che l'interesse dei latifondisti del sud era esattamente il mantenimento di quel regime di libero scambio che la Gran Bretagna aveva imposto a tutto il mondo, perché il libero scambio è quel regime che permette a chi già è in vantaggio in termini tecnologici e produttivi di preservare questo vantaggio e mantenere inalterato il divario rispetto ai potenziali competitori. E quindi l'interesse dei latifondisti era mantenere inalterato questo sistema di libero scambio. A differenza di Venezia, dei grandi industriali e dei finanzieri del nord, che invece, soprattutto i grandi industriali, con la grande industria del nord, essenzialmente del New England, che era interessata invece all'adozione di dazi, di misure protettive che difendessero la nascente manifattura statunitense dalla concorrenza spietata e sostanzialmente insostenibile della Gran Bretagna. Quindi
In quel periodo, dopo che praticamente cominciarono a tuonare le armi, si palesò il rischio concreto di un intervento della Gran Bretagna a sostegno dei sudisti. E, è interessante notare come quel rischio fu sventato anche, oltre a, diciamo, a considerazioni di carattere interno nella Gran Bretagna, allo schieramento lungo le coste degli Stati Uniti della flotta della Russia zarista. Dello zar Alessandro, che ha in comune con Lincoln l'abolizione della servitù della gleba nel suo caso. Quindi già l'intervento britannico avrebbe potuto eventualmente rovesciare gli esiti della guerra e quindi portare alla nascita di due stati separati, legati, cioè caratterizzati da rapporti estremamente conflittuali fra loro, e quindi il venir meno di una potenza come l'abbiamo conosciuta avrebbe condotto inesorabilmente alla creazione di un mondo completamente diverso rispetto a quello che abbiamo conosciuto. Su questo non ci piove. Veniamo al presente. La dottrina in esame ha circa 2 secoli. Ha subito ovviamente in questo arco di tempo diversi rimodellamenti, generando varianti ancora oggi abbastanza diffuse nel mondo. Quali sono gli esempi attuali che meritano, a tuo parere, di essere maggiormente approfonditi? Beh, direi che ci sono i costanti interventi statunitensi che gli Stati Uniti hanno effettuato, sia nel libro mi limito sostanzialmente al continente americano, sono qualcosa di incredibile. Cioè, già, se si va, per esempio, se si risale, tipo già anche al periodo antecedente alla Prima Guerra Mondiale, con gli interventi in Centro America, Cuba, l'istacco di Panama dalla Colombia, direi che quelli più attuali mi paiono le ingerenze in Venezuela. Mi sono sembrate le ingerenze, i tentativi reiterati di sovvertire il regime chavista, il bolivariano, nelle sue varie declinazioni, prima chavista, poi madurista. Quindi un tentativo reiterato che è stato portato avanti con il ricorso a strumenti di varia natura, da sanzioni, dazi, appoggio a gruppi di opposizione, diciamo sostegno a compagini diciamo, sindacali, come nel libro ne parlo diffusamente. Una delle leve su cui Stati Uniti, le due principali leve su cui storicamente gli Stati Uniti hanno fatto leva per imporre i propri interessi su scala continentale sono state le organizzazioni sindacali che sono legate a una sostanzialmente organizzazione statunitense che ha diramazioni in tutto il continente e alla Scuola delle Americhe, cioè una prima era Panama, poi a Fort Benning, che è praticamente un'accademia militare in cui si sono formati generali, ufficiali di tutta l'America Latina. Essenzialmente, sono innumerevoli casi in cui ufficiali formatisi presso questa accademia si sono poi resi responsabili di colpi di Stato completamente eterodiretti da Washington e comunque culminati con l'insediamento di giunte militari che sono risultate in tutto e per tutto confacenti con gli interessi statunitensi. Quindi direi che. Prego, prego. No, direi che mi pare che le due leve storicamente sono state quelle su cui hanno fatto leva. Più ci si avvicina ai nostri tempi, i sistemi sono cambiati e la leva economica invece che è diventata maggioritaria, quindi il ricorso a dazi e sanzioni, essenzialmente sulla falsariga di quello che gli Stati Uniti misero in atto nel confronto del Cile di Allende. Quindi una guerra economica tutto tondo che mirava proprio a far urlare l'economia, come diceva, e alienare al governo il sostegno di alcuni segmenti fondamentali della popolazione. Certo, una curiosità, è il tentativo della Russia, attuato, già da diversi anni, di riconquistare alcune ex repubbliche sovietiche, possiamo farlo rientrare in una sorta di dottrina Monroe? Diciamo, abbiamo parlato degli Stati Uniti, non per fare da par condicio, però diciamo, anche quello potrebbe essere visto come un rimodellamento della dottrina. Parliamo di Chiaramente le Georgia, grandi potenze hanno. Bielorussia. Diciamo che è inesorabile che le grandi potenze che però hanno una mentalità di tipo occidentale, cioè riformo, non occidentale, perché la Russia non è un paese occidentale, è un paese europeo, però intrise di cultura europea, diciamo nazioni, potenze geopolitiche che sono intrise di cultura europea,
inesorabilmente votate a ricavarsi proprie sfere di influenza in cui si scaricano, cioè in cui diciamo, si estendono gli interessi, in cui estendere i propri interessi, imporre i propri interessi e soprattutto di cui servirsi, sfere di influenza di cui servirsi per tutelare la propria sicurezza. E in questo senso direi che la Russia ha marcato in maniera durissima la propria sfera, quelli che sono i limiti invalicabili, che ritiene invalicabili. Indiscutibili attraverso l'intervento militare in Ucraina, ma che fa seguito a una serie di vicissitudini che sarebbe lungo elencare. Ma la stessa cosa sì, si può applicare anche con quanto accaduto in Georgia nel 2008, comunque con il rinsaldamento di tutti i legami con l'Armenia, per esempio, il fatto di riuscire a cercare sempre di venire ad accordi con una nazione cruciale come il Kazakistan. Sì, direi che l'Asia Ma anche centrale, la Bielorussia che è stata più. esattamente, rientrano nella sfera di influenza della Russia, che è una grande potenza. Quindi, in un certo qual senso, se diciamo, presa nella sua visione originale, la dottrina Monroe potrebbe avere dei tratti in comune con quanto la Russia ha messo in atto nel corso degli ultimi anni, dopo il crollo dell'Unione Sovietica. L'attuale conflitto in Ucraina sicuramente inciderà molto sulle questioni geopolitiche che si stanno gradualmente delineando. E questo non soltanto, ovviamente, poi da un punto di vista militare, ma anche da un punto di vista economico e finanziario. La domanda che volevo, scusami, farti è come potrà incidere la dottrina Monroe con i suoi sui nuovi equilibri geopolitici che si stanno gradualmente delineando? Cioè, ci saranno altre Beh, direi che trasformazioni di quello questa che dottrina? Quanto, ecco. io sono molto incline a dare una lettura dell'intervento russo in Ucraina in un'ottica molto molto più grande, cioè quello è diciamo, è una testa di un mosaico molto più vasto. Il tentativo della Russia è proprio quello di scardinare un ordine internazionale che era già, secondo me, agonizzante da molto tempo, profondamente disfunzionale. Le cui disfunzionalità, la cui mancanza di armonia, di capacità di coordinamento in forte deterioramento, nasceva dal declino relativo della potenza statunitense, essenzialmente. E quindi c'è un tentativo di assestare una spallata, forse decisiva, a quest'ordine sempre più claudicante, e quindi essenzialmente un tentativo di infliggere, di sancire il tramonto definitivo dell'ennesimo emendamento ha portato la dottrina Monroe nella sua versione originaria, cioè la dottrina Monroe ormai si era trasformata in diciamo, nell'applicazione di una globalizzazione incentrata sugli interessi statunitensi, perché è esattamente quello che legittimava diciamo, la formazione di un ordine unipolare che investe la potenza egemone. Di facoltà, di prerogative che invece vengono negate a tutti gli altri, perché si parla di è curioso che si ascolti sempre generali politici statunitensi che accusano la Russia e la Cina di diciamo di mettere in discussione l'ordine internazionale basato su regole, ma quali sono le regole? Sono le regole stabilite unilateralmente da loro e che loro stessi hanno violato ripetutamente. Non solo in ambito, in maniera clamorosa come è successo per esempio in Iraq, ma anche attraverso l'imposizione di sanzioni unilaterali che vengono imposte senza chiedere autorizzazione a nessuno, essenzialmente. Il problema è che è interessante notare che anche le stesse sanzioni che sono state draconiane, mai viste prima per pesantezza, per impatto, eccetera, che sono state imposte alla Russia, siano state una sorta di boomerang per gli stessi, diciamo, irrogatori di queste sanzioni. Perché? Da un lato perché hanno sostanzialmente sottovalutato in maniera clamorosa le capacità di reggere l'urto da parte di un paese come la Russia, ma questa è una storia vecchia, c'è una secolare tendenza a sottovalutare la Russia, ma e soprattutto l'altro canto perché hanno messo in luce una situazione che noi occidentali, molti di noi occidentali, io onestamente sì, ma molti non si aspettavano, cioè che gran parte del mondo non è allineato a noi. Si assiste a decine e decine di paesi che continuano, dicono,
Noi non è un nostro problema, noi siamo indiani, i problemi che ha l'Europa non sono nostri problemi e sicuramente non smetteremo di, diciamo, non allenteremo le relazioni con un paese cruciale come la Russia perché ce lo dite voi. E quindi si assiste a una parte importante, preponderante del resto del mondo che comincia a alzare la testa e non segue più quelle che sono le nostre, fra virgolette, indicazioni, cioè i nostri dettami essenzialmente. E questo palesa la difficoltà in cui la potenza unipolare e noi, che siamo i suoi vassalli, sta piombando. E quindi credo che la scommessa della Russia sia proprio questa. Comunque, in futuro sentiremo ancora parlare della dottrina Monroe. Ma credo sicuramente, ma il problema, infatti, è interessante notare che un ormai defunto mio, uno dei miei maestri, Marco Giacconi, che è stato un studioso di strategia di primissimo piano, prima deceduto pochi anni fa, lui era solito ripetere che per lui intravedeva per gli Stati Uniti un futuro da dottrina Monroe, cioè un futuro in cui gli Stati Uniti si sarebbero dovuti continuamente ritirare, indietreggiare e quindi fino a occuparsi essenzialmente di quello che loro hanno sempre definito il proprio cortile di casa, cioè l'America centrale e l'America del Sud, perché il resto del mondo sarebbe andato in una direzione diversa. Lui credeva che il progetto epocale della Via della Seta messo in cantiere dalla Cina avrebbe ridefinito gli equilibri mondiali. Staremo a vedere. Non so se nell'arco della nostra vita riusciremo a vedere se questa previsione risulterà corretta. Comunque, credo proprio che con un processo, diciamo, di ridefinizione degli equilibri mondiali porterà prima o poi gli Stati Uniti a riconcentrare i propri sforzi su quello che era la loro sfera di influenza originaria, cioè l'America centrale e meridionale. Quindi ne sentiremo riparlare di questo triomoro, nella sua veste originaria, però, io credo.